Ciao a tutti e benvenuti all'angolo del focolare. Oggi vorrei fare un video a tema guardaroba capsula, un po' diverso dal solito. Non so se riuscirò a far partire il solito ormai abituale corso che ripeto ormai stagionalmente da un paio d'anni forse. Ma sicuramente volevo portarvi qualche suggerimento perché so che appunto trovate questo canale appunto come spunto per iniziare il vostro guardaroba capsula, ormai ne abbiamo parlato tanto, e quindi ho pensato di fare un video completamente nuovo dove vi racconto con che criterio io pianifico il mio guardaroba capsula. Allora, iniziamo da quando proprio inizio a sognare del mio guardaroba capsula autunno-inverno. Non so se capiti anche a voi, ma appena rientrate dalle vacanze, io di solito faccio le vacanze a metà agosto, nel momento più caldo dell'estate, quando veramente ce la siamo goduta tutta, ci siamo goduti letteralmente tutto il caldo dell'estate, e a un certo punto sei al mare, dici ok, me la sto godendo appieno. Rientrata dalla vacanza, a me capita di cominciare a vedere nei negozi le collezioni autunnali, di cominciare a vedere nuovi colori nelle vetrine, ma anche semplicemente nuovi colori nel mio feed Instagram. Infatti tante ragazze iniziano già a postare, magari ragazze oltreoceano che vivono magari in climi leggermente diversi, immagini già in outfit preautunnali o comunque autunnali, e inizia quindi un po' la voglia di autunno. Non che completamente sia il momento ancora di vestire autunnale, ma io comincio già quindi a sognare. Che cosa faccio quando ho questa voglia, quando magari vedi nelle vetrine la nuova collezione, vorresti andare a vedere, andare subito a comprare la nuova collezione del momento? Inizio a guardare sul mio account Pinterest, e io parto sempre da lì, e a salvare tutto gli outfit che mi piacerebbe indossare per la stagione in corso. Quindi creo una bacheca apposita con magari anche ripin, quindi ripinno i outfit di stagioni precedenti, di outfit precedenti, perché il mio stile, io vorrei mantenere il mio stile abbastanza classico, che si ripeta quindi nel corso delle stagioni, sia perché non voglio sprecare gli abiti, sia perché voglio utilizzare al massimo quello che ho, ma proprio perché è proprio l'immagine che mi piace dare di me, quindi di un bello stile, di uno stile classico che vada oltre le stagioni e oltre le mode. Questo è come mi piacerebbe, quindi inizio a pinnare di nuovo cose vecchie e anche cose nuove, quindi nuove ispirazioni. E naturalmente ogni anno cambia il nostro stile di vita, quindi vado a cambiare magari quello che mi piacerebbe fare, quello che mi piacerebbe indossare, a seconda di quello che ho in programma di fare. L'anno scorso io ero completamente a casa, avrei passato l'autunno a casa con mia figlia, quindi su e giù dal parco, mi sarei dedicata molto meno del solito al lavoro, e quindi gli outfit che avevo in mente lo scorso anno sono completamente diversi da quelli che farò quest'anno, quindi con momenti di lavoro, con momenti in cui sì sarò al parco, sarò fuori a giocare con mia figlia, momenti in cui dovrò andare a prendere la scuola, riunioni di scuola, attività con le mamme e così via. Per cui sì, lo stile di vita cambia anche letteralmente da un anno all'altro o da una stagione all'altra. Per cui con questo in mente inizio a pinnare magari outfit che mi piacerebbe portare di più durante il giorno, mentre lavoro, quando esco, quando vado al parco, a scuola a prendere mia figlia. Per cui cerco di creare quindi una bacheca che sia un'amalgama sia di outfit classici, sia di outfit che mi piacciono, sia di outfit che abbiano qualcosa di nuovo per la nuova stagione, ma soprattutto che rispecchino la mia vita al momento. Che altro? Una volta che ho creato questa bacheca, cerco di andare a capire quali sono i colori che mi stanno ispirando di più al momento. Io per quest'anno quindi ho selezionato una palette di 3 colori base e di 2 colori accento. Io li chiamo accento proprio perché sono quei colori che danno la particolarità al tuo guardaroba, sono i colori che sono moda magari al momento, scusate, e i colori appunto che magari da un anno all'altro sono quelli che cambi più facilmente. Ah no, sono 3 e 3.
Allora, i colori base di quest'anno per me saranno nero, grigio e bianco. I colori nero, grigio e bianco mi servono proprio come base per abbastanza sempre, saranno i colori che porterò anche durante l'inverno e tutto su questi colori base risalta particolarmente bene. Avendo quindi un guardaroba omogeneo di base, aggiungere poi due o tre colori che vanno quindi a dargli carattere, a particolareggiare questo guardaroba in base sia alle voglie che abbiamo noi in base a quella stagione, sia magari alla moda del momento, se avete voglia di seguire la moda del momento dal punto di vista colore o da qualche accessorio, io parto appunto da questo colore accento. I colori accento per me saranno quest'anno il verde, diciamo petrolio, no? Il rosso bordeaux, il rosa quarzo. Sono colori che io utilizzo spesso, di nuovo sono dei colori che io amo ormai da anni, però ho voluto quindi cambiarli proprio negli abbinamenti. Mi sa che l'anno scorso nei miei colori base c'era invece un beige, c'era del jeans, c'era sicuramente più verde, un verde più bosco che un verde di questo tipo, per cui sicuramente sono piccoli dettagli che poi appunto vanno a caratterizzare il guardaroba di anno in anno. Una volta che ho quindi selezionato il mood della stagione, i colori base sui quali voglio andare a creare il mio guardaroba capsula, apro il mio armadio e vado a tirare fuori tutte le cose autunnali, quindi proprio per rendermi conto delle cose che ho. Ormai il mio guardaroba è in tutti i video, per cui non devo tirare fuori fisicamente tutto, vado a riguardare i video degli anni precedenti, per cui direi che YouTube mi sta aiutando anche da questo punto di vista, non mi tocca tirare fuori letteralmente tutto. E da questi inizio a tirare giù proprio gli appunti materiali, li scrivo su un'app di Google, quella che utilizzo io si chiama Keep, e proprio a lista delle cose che mi piacerebbe utilizzare. In genere parto letteralmente da 7 pezzi di sotto e 7 pezzi di sopra, intendendo pantaloni o gonne per pezzi di sotto, 7 pezzi di sopra come magliette, t-shirt, golfini e così via, per andare poi a strutturare, quindi con magari 7 pezzi per scaldarsi, 7, 14, 21, 28 con magari 7 cappotti, scarpe e cose da fuori, e poi altre cose per arrivare a 30, 33 circa, fra accessori, cose che diano proprio l'accento al che vadano proprio a caratterizzare quella stagione. Io ho variato un po' rispetto a questa scaletta che do genericamente, proprio perché secondo me ogni stagione ha la sua caratteristica. Io spesso d'estate la stravolgo completamente questa scaletta, diciamo, e mi piace utilizzare principalmente abiti, servono pochissime cose per coprirsi, per cui veramente questo guardaroba capsule, in particolare quello estivo, viene ridotto all'osso. Quest'anno il mio guardaroba, adesso non ho modo di mostrarvelo, però magari ve lo mostrerò indossato in un altro video, è caratterizzato da 3 abiti, perché ho preso degli abiti che ho voglia di utilizzare anche durante la stagione autunno-inverno, mi piacciono tantissimo gli abiti e ho detto perché non utilizzarli anche in autunno-inverno. Quest'anno gli abiti saranno uno nero, uno verde come appunto i miei colori base e uno rosso, rosso lampone. Utilizzerò 2 gonne e 2 paia di jeans, pantaloni. Utilizzerò, e quindi siamo a 4 pezzi di sotto, siamo un po' scombinati nel numero, però di nuovo non mi piace essere legata da numeri precisi, mi piace andare a seconda proprio di quello che ho voglia di portare. Quest'anno utilizzerò 5 golfini perché mi piace stratificare e il mio guardaroba proprio anche con i golfini, quindi ci sarà un golfino nero, uno bordeaux, uno rosa, uno grigio sicuramente e uno rosso, quindi proprio tutti i colori della mia palette. Per passare poi a delle maglie con le maniche lunghe. Maglie con le maniche lunghe intendo sia questa camicia, sia camicie magari più aperte, più particolari, sia anche semplicemente t-shirt, quindi con le maniche lunghe. Avrò una maglia con le maniche lunghe nera, una maglia con le maniche lunghe bordeaux, una maglia con le maniche lunghe grigia e una rossa.
per finire con la maglia con le maniche lunghe rossa è questa, intendevo, e una camicia vintage. Questa camicia vintage in realtà non è che rientri molto nella mia palette, è grigia di mood, per cui si rientra, però ha delle righine azzurre. In realtà è una camicia che avevo quando che la mia nonna mi ha fatto quando avevo 12 anni e abbiamo riscoperto da poco, perché la mia nonna me l'ha proprio data dicendo: ah, secondo me potrebbe piacerti, potrebbe starti ancora. Potrebbe starmi ancora oggi, come sono io oggi, e una camicia che mi andava a 12 anni. Magia mi sta, magia, ma mi sta proprio da Dio, per cui ho detto: chi se ne frega dei colori e del mood del guardaroba capsula, comunque poi alla fine sta bene, perché di nuovo è di base grigia, e ho deciso di portare anche quella e io non vedo l'ora di indossarla. Scusate il rumore della lavatrice, però se non giro adesso non girerò mai più questo video, per cui perdonate la confusione che c'è. C'è Francesco giù che sta giocando con Sole, c'è la lavatrice, per cui approfittiamo di questo momento, o oggi o mai più. Dicevo, ho pensato quindi che la mia vita sta un po' cambiando, lavorerò un po' da casa, lavorerò un po' fuori, ho voglia, mi è venuta voglia proprio quest'anno di risistemare il mio guardaroba lounge casa. Mi spiego meglio, io spesso lavoro da casa e mi piace vestirmi carina, non sempre però mi metto un abito, mi metto tutta a puntino, tiratissima, perché se vado con il mascherone così ad aprire al postino, con il vestitino super perfetto, mi guarda un po' strano, per cui non so se avete presente. Se sto girando un video me ne frego altamente, però insomma non è che tutti i giorni a casa mi vesto così. Cerco di vestirmi in modo comunque comodo, in modo comunque ordinato, magari di nuovo un gis, una felpa, qualcosa del genere. Però in modo che una volta che sono vestita in questo modo ordinato posso anche andare ad aprire al postino, a prendere Sole a scuola e fare tutte queste cose. Quindi ho deciso di inserire tre felpe, di cui una grigia, una rosa e una bordeaux, che probabilmente vi ho già mostrato la settimana scorsa nel video haul. E queste secondo me daranno la chiave appunto in mood relax, tempo libero, eccetera, rispetto al mio guardaroba capsula. E in particolare io ho notato nel corso del tempo che mi piace investire in pezzi di una certa qualità, di un certo stile, che mi rispecchino, e non sempre naturalmente si può fare tutto un guardaroba nuovo in una volta sola. Oltre che non mi piacerebbe, perché di nuovo mi piace investire in dei pezzi che vadano oltre le stagioni, quindi mi auguro che durino oltre una stagione, ma anche mi piace che quindi questi pezzi vengano scelti con cura e che mi rispecchino. Quindi se due o tre anni fa ho iniziato ad investire nel mio guardaroba dal punto di vista abiti in stile vintage, e un po' alla volta ho sempre inserito nuovi pezzi riguardo a questo stile, però di nuovo sempre un po' per volta, di nuovo mai in grandi mega acquisti, sempre due o tre pezzi per stagione. Altrettanto ho fatto con i golfini. Spesso anche il colore, anche il solo colore, può andare a caratterizzare una stagione o un mood di moda, di stile di quel momento. Se non vogliamo seguire la moda al 100%, ma anche semplicemente una piccola caratteristica, potrebbe essere il colore. E quindi quest'anno ho deciso di investire tra virgolette nel guardaroba appunto casa, e quindi lounge. Passiamo poi a 5 pezzi per coprirsi, quindi che siano giacche, sciarpone, cappotti e così via. Quindi ho scelto 5 pezzi proprio che vadano a caratterizzare il mio guardaroba capsula autunnale, proprio da questo punto di vista, e investire in pezzi appunto che vadano oltre le stagioni, oltre il gusto di moda del momento, e naturalmente ritirar fuori cose che hanno sempre fatto del
hanno sempre fatto parte del mio guardaroba, proprio perché voglio che restino degli evergreen nel mio stile. E infine ci sono 7 accessori, di cui 5 scarpe e 2 borse. 5 scarpe perché così tante, voi direte, perché ci sono diverse occasioni d'uso, quindi ci sono 2 paia di ballerine, ci sono gli zoccoli che mi piace portare con le gonne quando appunto ho qualcosa di comodo ma medio elegante. Ci sono le sneakers, che in tanti mi avete detto: Vale, ma tu non porti le sneakers? Portando le sneakers sicuramente saresti più giovane, sembreresti più giovane, ma il mio scopo non è essere più giovane, perché queste appunto sono scarpe che io tipo porto da almeno 15 anni, sono vecchissime, che io utilizzo comunque in ogni stagione. Metto appunto un paio di scarpe, di sneakers, e mi sono comode appunto quando devo andare al parco con la bambina e così via, sicuramente, anche se mi trovo benissimo anche con le ballerine, però di nuovo il fatto di avere un paio di scarpe chiuse sicuramente aiuta. E quindi, avendo voluto investire in un guardaroba lounge quest'anno, ho detto: beh, perché comunque non tirar fuori le mie vecchie sneakers, che comunque sono bellissime, bianche, con un bordino tra l'altro rosa, e sarebbero comunque perfette per questo nuovo guardaroba capsula rivisitato, un po' stile vintage, che è il mio stile, ma anche un po' stile lounge, che quindi rispecchia appunto le mie necessità ed esigenze del momento. E beh, la borsa nera e la borsa rosa a seconda dell'outfit del momento. Questo è tutto per quanto riguarda il mio guardaroba capsula, per come pianifico il mio guardaroba capsula in genere, appunto per ogni stagione, come ho pianificato il guardaroba capsula autunnale, perché quindi mi è comodo proprio avere fuori solo i pezzi che mi concedono di creare degli outfit che mi stiano bene in ogni caso, che abbiano gli stessi colori, che si amalgamino bene fra loro, e quindi che ogni pezzo che vado a prendere sono sicura che abbia un senso di coesione fra loro. Quindi, anche se di nuovo poi in cassetto ho altri pezzi, magari di altri colori, magari con altri mood, quest'anno ho deciso di utilizzare questi pezzi. Non vuol dire che butterò via gli altri, ma che li tengo nel cassetto, proprio per il concetto che un guardaroba capsula ti permette di avere comodo sotto mano tutto quello che andrai ad utilizzare durante questa stagione. Pezzi che ti permettono di fare tantissimi outfit fra loro, che stanno bene fra loro, e che quindi ti puoi vestire la mattina senza star lì tanto a pensare, perché comunque il pantalone nero sta bene con tutte le magliette, con tutti i golfini che ho, e così via. Fatemi sapere se anche voi avete intenzione di iniziare a pianificare il vostro guardaroba capsula, se l'avete già pensato, pianificato o creato. Magari una delle prossime volte vi mostrerò come lo realizzo nella realtà, quindi tirando fuori tutto comunque e mettendo in armadio i pezzi che quindi ho scelto. Io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi un pollice in su se vi è piaciuto questo video ed iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, perché di nuovo usciranno tantissimi video sempre su questi argomenti, e casa, organizzazione, pulizie e quant'altro. Io vi ringrazio per aver visto questo video, vi mando un bacio e alla prossima, ciao!